tramonto dell'euro, che è un commento ai fatti del giorno di oggi, scritto 5 anni fa, ma visto che abbiamo poco tempo, lascio direttamente la parola a lui. Alberto Bagnai. Va bene, visto che abbiamo poco tempo, lo leggo io. Ringrazio Lucchese per aver organizzato intanto il dibattito, pubblicando un articolo dal titolo I salvataggi che non ci salveranno. La tesi sostenuta era semplice: i migliori economisti internazionali indicavano come i problemi dell'Eurozona non dipendessero dal debito pubblico. Se qualcosa che avete sentito finora vi è sembrata strana, beh, sappiate che è sembrata strana anche a me nel momento in cui scrivo questa pagina. Non dipendessero dal debito pubblico, i migliori economisti internazionali, eh? Sto parlando del fatto che adesso lo dice anche Giavazzi. Ok? Quindi qua siamo rimasti solo noi a dirci che la colpa è del debito pubblico, non so perché, ma non fa niente. In calo pressoché ovunque allo scoppio della crisi, ma da quello estero. I paesi del sud erano resi fragili dalla crescente esposizione delle loro banche, famiglie e imprese, cioè del settore privato, verso i creditori del nord. Lo squilibrio da curare non era quindi uno squilibrio di finanza pubblica, ma uno squilibrio esterno di competitività, causato dalla rigidità dell'euro, che si traduceva in un crescente debito privato in gran parte, ma non solo, verso l'estero. Colpendo le famiglie con maggiori imposte e minore spesa sociale, l'austerità non avrebbe sanato il vero squilibrio, anzi lo avrebbe aggravato. Le famiglie si sarebbero trovate in maggiori difficoltà e a valle lo stesso sarebbe successo alle imprese, dato il crollo della domanda interna, e poi alle banche, che avrebbero cominciato a non rivedere i soldi indietro, né dalle famiglie né dalle imprese. I salvataggi del governo non ci avrebbero salvato. Se tanti risparmiatori sono stati azzerati nell'ultimo anno e mezzo, la colpa è di Monti e di un sistema politico, mediatico, e ci metto anche i miei colleghi, che hanno propalato una visione della crisi totalmente scissa da quello che i migliori economisti già all'epoca ci dicevano. Non so perché il dottor Lucchese mi abbia chiesto di leggere questa pagina. Questa pagina è una pagina relativamente profetica. Io, quando la scrivevo, dicevo che quelle erano banalità. Il mio vero problema è stato perché intorno a me, sapendo che la dottrina economica ci consegna questo racconto della crisi e quindi ci disegna questo percorso, che è il percorso che abbiamo visto in una slide con un leggero sfasamento presentata prima dal dottor Fazio, è un percorso nel quale il debito pubblico fatalmente, fra l'altro, è destinato ad aumentare, no? Perché è chiaro che noi abbiamo fondamentalmente amputato la gamba sana, che era quella del debito pubblico, che paradossalmente era sano. In questo momento su Twitter uno ha twittato gli ultimi studi della Commissione europea che dicono come il debito italiano pubblico è sostenibile, e siamo rimasti con la gamba marcia, le banche, il debito privato, e lì e siamo inciampati. Che strano, avevamo due gambe, una sana, una putrefatta, abbiamo amputato quella sana e siamo caduti. Perché? Cosa sarebbe potuto andare male? Ma queste sono banalità, cioè queste. Allora, io scusate, mi ricordo quando 3 anni fa arrivò Sergio Cesaratto al convegno annuale della mia associazione e esordì in questo modo supponente che adesso adotto io, cioè siamo nel 2017. A questo punto queste cose, le cose che sono state dette, le persone o le sanno e le hanno capite o è ormai inutile dirle. Cioè si sa che il problema è un problema di competitività, che la finanza pubblica è eventualmente il suo dissesto un effetto più che una causa della crisi. Si sa, perché pensate, lo dice anche Limes, voglio dire che è il Vangelo dei Piddini, ci ha spiegato che la pace non ce l'ha data l'euro ma la NATO. Oh, che bellezza, finalmente abbiamo potuto dirlo. Siamo in pace perché abbiamo perso una guerra e siamo una colonia. Va bene, la colonia c'è la pace, fino a che qualcuno non si rivolta. Beh, non parliamo di queste cose, non, secondo me non è interessante. Lasciamo che il nodo dell'euro lo sciolga la storia lo scioglierà, dopodiché si raccoglieranno i cocci, se si ha voglia di farli, si faranno i conti, si vedrà chi ha detto cosa, quando, se interessa, a me non interessa. A quel punto credo che tutti noi, come già è successo dopo il secondo conflitto mondiale, sì, a parte qualche piccola frangia di guerra civile dove si sono regolati conti politici, conti magari con l'amante di tua moglie ucciso per motivi politici, adesso non entro in queste meravigliose pagine di storia, ma la maggior parte
parte degli italiani dopo quella catastrofe ha guardato avanti. Ecco, vorrei che voi siate coscienti del fatto che è nei numeri, adesso ce lo dice perfino la Banca d'Italia che si è messa a fare comunicazione nel tentativo di dare un minimo di lustro e un minimo di rispettabilità, un'immagine pesantemente offuscata dalle evidenti pecche messe, insomma, chi legge i giornali le conosce, diciamo, nella gestione degli ultimi anni, in particolare della vigilanza. Ci dice anche la Banca d'Italia questo dato elementare. Il dato elementare è che la crisi che stiamo subendo, per come è stata gestita, cioè sostanzialmente amputando la gamba sana, secondo la mia metafora, fuori di metafora, con la austerità, in termini tecnici, con politiche procicliche, bene, per come è stata gestita dal PD, in particolare, perdonatemi, ma c'erano loro, io faccio politica economica, devo anche dire chi c'era, no? Perché ecco, per come è stata gestita dal PD si è tradotta nella più grande perdita di PIL italiano nella storia dell'unità d'Italia, seconda solo alla seconda guerra mondiale. La prima guerra mondiale ha fatto meno danni per il semplice motivo che siamo andati a combatterla in montagna dove faceva fresco. La seconda guerra mondiale è stata più distruttiva perché è passato il fronte. Il fronte ha rasato tutto quello che ha trovato. La città dove io insegno, Pescara, sapete com'è stata ridotta. Poi c'è stata questa crisi e il modo in cui è stata gestita. Però tutto questo sono cose che sappiamo, che vediamo. In verità, quando il dottor Lucchese mi invitò, la mia curiosità verso questo invito non era dettata dall'andare per l'ennesima volta a ripetere nel posto X, peraltro molto bello, L'Aquila, nonostante le gravissime ferite che ha inferto a quella città, una catastrofe che tutti conosciamo e sulla quale onestamente si sarebbe potuto far di più, ma insomma. Non era la soddisfazione di andare a dire per l'ennesima volta che il cielo è blu, il prato è verde, e poi parlare con uno che dice il contrario e poi alla fine lasciarsi da buoni amici perché siamo comunque dei gentleman, degli studiosi. Questa cosa è un ottimo passatempo e agguerrisce le proprie capacità dialettiche, la si può fare per esercitarsi, ma è abbastanza sterile di per sé. No, noi abbiamo le nostre idee, ognuno se le tiene e fine della storia. No, la cosa che mi interessava nell'invito del dottor Lucchese era un'altra, ed era il fatto che venisse dal mondo cattolico in questa cosa, che fosse il movimento ecclesiastico di impegno culturale a formulare questo invito, perché io sinceramente, vabbè, quelli che qua sono i miei lettori lo sanno, agli altri magari non interessa, ma ho il microfono e quindi con prepotenza glielo dico lo stesso, perché sono entrato in questo dibattito e quindi perché ogni tanto mi vedete in televisione o stasera qui? Perché io una volta ero di sinistra, nell'accezione banale, usuale del termine, progressista. Votavo comunista, queste cosette qua. E verso, diciamo, più o meno un decennio fa, no, cominciai a pormi la seguente domanda: ma come mai la sinistra rivendica come proprio progetto l'euro, che è un progetto il quale, insomma, lo avete capito, i miei colleghi ci hanno un po' girato intorno, ma sostanzialmente trasforma l'Italia da una repubblica fondata sul lavoro, dove la sovranità, che a quanto ho capito dalla guerra, comunque insomma purtroppo la esercita il popolo, a una repubblica fondata sul taglio dei salari, dove la sovranità la esercita la BCE. Allora, se tu sei di sinistra, in teoria sei dalla parte del lavoro. Ora, purtroppissimo, succede che il salario sia la remunerazione del lavoratore. Quindi come fai a essere per un sistema che si può reggere, cioè che può compensare i suoi squilibri, la cui natura è stata magistralmente descritta sia dal dottor Fazio che dal professor Iapadre, come puoi accettare di difendere un sistema dove il costo si scarica su quelli che tu difendi, cioè sui lavoratori? Questa era la mia domanda. Questa domanda avrebbe anche tranquillamente potuto restare senza risposta, io non sarei qui. Poi un giorno un mio collega de sinistra mi disse questa cosa spettacolare: ma caro Alberto, noi sappiamo che l'euro non funziona, è banale, è scritto su tutti i libri, ma non funzionando provocherà delle crisi che costringeranno il popolo a volere quello che occorre per andare avanti, cioè una vera unione politica. Allora, un'unione monetaria come grimaldello attraverso il manganello di una crisi, no? Per ottenere l'unione politica, a me è sembrato subito qualcosa di intrinsecamente fascista. L'uso della violenza
per raggiungere un obiettivo politico per me è fascismo. Ora, non sto dicendo che avessero la camicia nera, l'orbace e gridassero eia eia la la, però il federalismo europeo, nella misura in cui rivendica, e nel testo è documentato chi, come, quando e perché lo rivendica, un percorso di questo tipo si qualifica secondo me come una forma di fascismo. E io a questa mi sono ribellato, ho cominciato a parlare, ho cominciato a spiegare alla gente che non lo sapeva. Oggi aprite il Sole 24 Ore, ve lo dice anche De Grauwe, vi dice la Grecia e la Spagna sono brave, perché? Perché hanno tagliato più in fretta i salari, gli italiani sono lazzaroni, sono pigri anche nel tagliarsi i salari, no? Questo dice De Grauwe, se avete seguito il dibattito sul Sole 24 Ore, è tutto online, ve lo cercate, si chiama Sotto la luce del sole, un sole che, diciamo così, sta diventando una nana bianca senza mai essere stata una gigante rossa, insomma si sta spegnendo, fuori di metafora per chi non fosse astrofilo come me, va bene? Ok, però insomma prima di, nel suo Schwanengesang, nel suo canto del cigno, il Sole 24 Ore ci ha detto la verità. La verità è che se volete stare qua dentro, i casi sono due: o siete membri di una simpatica elite collusa con il potere finanziario, o dovete accettare che i vostri stipendi siano tagliati, punto e a capo. C'è solo un problema in questo sistema qui. Il problema è che i lavoratori dipendenti sono la maggioranza della popolazione, in democrazia in teoria comanda la maggioranza, e se tu vuoi che un sistema simile sia stabile dal punto di vista politico devi comprimere i diritti politici, e questo sta succedendo un pochino ovunque. Si parla di limitare il diritto di sciopero, la Francia è in stato di emergenza da X mesi e Macron sta cercando di consolidare questa situazione, si va verso leggi elettorali sempre più congegnate affinché con il 20% del 30% che va a votare tu possa avere l'80% dei seggi in Parlamento, si va, no? Leggi Acerbo di Fausta memoria, no? Quindi si va verso una simpatica compressione dei diritti politici, ma non per caso. Cioè non è che andiamo verso una compressione dei diritti politici perché Saturno è entrato in opposizione a Urano o perché, non so, Giove è entrato nel Sagittario. Si va verso una compressione dei diritti politici perché siamo in un sistema che comprime i diritti economici della maggioranza, e quindi la maggioranza poi si scontenta, ci sono le elezioni e magari non vota per il partito che è al governo, e tutti dicono che la democrazia non funziona. Cioè, avete fatto caso? Spettacolare, a quel punto voi sapete che c'è qualcosa che non va. Però questo era il problema con la sinistra, che c'entra il povero dottor Lucchese che mi chiamava da un movimento ecclesiale, che quindi in quanto tale suppongo non sia un pericoloso esponente della 67esima internazionale trotskista. Beh, c'è un piccolo problema anche con la Chiesa, e il problema con la Chiesa è grande, enorme, perché la Chiesa è stata zitta in tutti questi anni in cui gli italiani si impoverivano e non ha detto una singola parola su un sistema politico-economico. Allora, non voglio, non vorrei, gradirei non, ma se c'è, per carità, sentire l'obiezione, ma non è necessariamente così. L'ha detto De Grauwe, se avete problemi, ci telefonate alla London School of Economics e dite: caro De Grauwe, non è vero che l'euro funziona se attraverso la valvola di sfogo della compressione salariale, d'accordo? Quindi diamo per scontato che è così, se ce lo dicono tutti, se ce lo diceva Dormush nel 97, se ce lo diceva Mead nel 57, se ce lo dice De Grauwe nel 2017, vedete quanti sette, che è un bellissimo numero, fra l'altro prima il dottor Fazio ha citato Pitagora, quindi immediatamente sono tornate alla mia mente tante belle cose. Ecco, l'euro è una cosa brutta invece, è una cosa brutta perché è l'espressione della volontà di potenza di una minoranza che opprime una maggioranza. Non è che sia l'unica espressione, è uno strumento, ci vuole ovviamente un malanimo, ma poi ci vogliono gli strumenti, l'euro è un ottimo strumento. Perché non si è sentita da parte del mondo cattolico una parola di dubbio su quello che stava succedendo? Allora, io partivo in questo saggio da una riflessione molto semplice, che fra i quattro peccati che gridano vendetta al cospetto di Dio, uno è defraudare gli operai della giusta mercede. Questo è esattamente quello che noi vediamo accadere nel mondo della terza globalizzazione, e che in Europa segnatamente ha cominciato ad accadere da quando si è avviato il percorso di integrazione monetaria, che è un percorso ovviamente che parte prima dell'euro, eccetera, eccetera.
ero molto curioso di sapere se c'erano riflessioni su questo tema e quindi mi sono messo un po' a cercarle. E mi sono reso conto, ecco, guardate, ancora ci, mentre andavamo verso l'Aquila, facevo vedere delle slide a un mio collaboratore, con delle parole di Benedetto XVI. E mi ricordo ancora l'espressione di stupore. Benedetto XVI è un pontefice, è tedesco, quindi uno si aspetta tutta una serie di cose. E il mio collaboratore, sentite queste parole, disse: oh, ma chi è questo? Sta a sinistra del Nutella. Il Nutella è come noi chiamiamo il compianto Ferrero di Rifondazione Comunista. Cioè, il mio collaboratore trovava nelle parole di Benedetto XVI, ricorderete la sua enciclica, della Caritas in Veritate, degli spunti ormai più a sinistra della sinistra più estrema della quale noi disponiamo nel nostro paese. Una sinistra, insomma, che diciamo ad alta frequenza, color blu, violetta, certo non rossa. Bene, io questo tema non l'ho poi tanto sviluppato. Se nella mia azione divulgativa, nella mia azione politica, in realtà il mio interlocutore polemico privilegiato resta questa sinistra che non sta facendo niente per difendere il lavoro. Però accanto a questa io vedo che c'è un'attenzione di alcuni lettori che cerca di riportarmi su questo tema. Perché la Chiesa non si sta interrogando sulle dinamiche della globalizzazione e sulle dinamiche in particolare dell'integrazione finanziaria? Perché alla fine, perché si fa la moneta unica? La moneta unica si fa per far spostare meglio i capitali, questo è il concetto poi di base. Non è che, sì, naturalmente al giovane adolescente che vuoi condannare ad una vita nel terziario arretrato, racconti che la moneta unica è una cosa bellissima, perché così lui quando scende dall'aereo a Londra, no, guardi, vedi, esempio sbagliato, chissà perché, quando scende dall'aereo a Dublino può comprarsi il caffè con l'euretto con cui lo comprava nel suo paesello. Ma non è per questo che abbiamo fatto l'euro per far muovere i capitali. E abbiamo voluto far muovere i capitali sulla base di due discorsi, uno pubblico e uno privato. Quello pubblico era: il mercato funziona, i capitali andranno dove fanno meglio e quindi il sud potrà prosperare, perché visto che è povero gli presteranno i soldi per riprendersi, il capitale è più produttivo dove è più scarso, tutto andrà bene. Non è andato bene neanche un po', perché i mercati falliscono. Ci sono fallimenti di coordinamento, d'accordo? Il capitale non è un bene omogeneo, è il prestito che fa una banca, poi il prestito che fa un'altra banca, le due banche non sono coordinate, la prima banca presta i soldi, il paese cresce perché sono stati prestati i soldi, l'altra banca vede, guarda, il paese cresce, prestiamogli i soldi, e alla fine questa è una bolla e scoppia, no? Banalità, ognuno di voi, se ci pensa un attimo, si rende conto che c'è un problema con la mobilità indiscriminata del capitale. E certo che c'è un problema. Il problema è quello che gli insegnanti di politica economica insegnano nei corsi di politica economica, scusate la banalità, e si chiama fallimento del mercato, che è quella cosa senza la quale io sarei un disoccupato, perché la politica economica non avrebbe ragione di esistere se tutto andasse sempre bene, no? In realtà quasi sempre tutto va male e allora bisogna intervenire, come il governatore Fazio sa benissimo, avendo dovuto farlo per lavoro, quello di intervenire. Bene, poi però io vi ho parlato di un problema. Allora, sentite, il mio blog ha funzionato perché ha spiegato una cosa molto semplice. In economia nessun fatto e nessun dato ha una lettura univoca. Se c'è un problema c'è anche un'opportunità, se c'è un credito c'è anche un debito. Per esempio, vi siete mai chiesti perché ci rimbomba nelle orecchie questo debito e nessuno si chiede mai di chi sia un credito? Non è un po' paradossale questo fatto? Non vedete che c'è un'intenzione di raggirarvi utilizzando parole che hanno una connotazione valoriale di un certo tipo, che è quella che serve a chi sta facendo il discorso, che vi vuole portare in un certo posto? Vabbè, comunque. Allora, certo che
La mobilità dei capitali crea dei problemi, la mobilità indiscriminata dei capitali crea dei problemi, alimenta delle bolle speculative, determina errata allocazione delle risorse all'interno dei settori. I paesi che sono stati investiti da capitali esteri hanno allocato tutto nel settore immobiliare che è meno produttivo, salvo poi sentirsi fare da chi gli aveva prestato i soldi, cioè dalla Germania la ramanzina, perché tu non sei produttivo, perché investi nel settore immobiliare. Ma che volete che faccia uno se si trova il denaro che costa zero? Fa la casa al mare per sé, per la famiglia, cioè, ma lasciamo stare questo, no? Mi sembra evidente, è chiaro che c'è una distorsione allocativa. Ma naturalmente questo problema è stato un'opportunità per tanti. Per chi? Per le banche che prestavano, le quali sono riuscite a mettersi in salvo, e sto parlando delle banche del nord, all'inizio della danza, con i soldi dei contribuenti, quali? Nostri, i famosi fondi salva Stato. Ecco, alla fine di tutto questo discorso arriviamo ad oggi con una situazione di sistema bancario in dissesto, sbriciolato dall'austerità, e in più dobbiamo anche sentirci dire da dei simpatici commentatori esteri, dalle intonazioni vagamente razziste, e mi duole dirlo anche da italiani, che la colpa è nostra perché noi non... Se io adesso vi dicessi che noi siamo tutti corrotti, voi mi fareste un applauso. E questa cosa non va bene, ve lo dico qui, in questa istituzione. Non è possibile continuare a sentire italiani che si danno la croce addosso in questo modo, evocando concetti vaghi, indistinti, e che comunque non marcano nei dati quella discontinuità che noi vediamo nei fondamentali dell'economia italiana dall'entrata nell'euro. Non è possibile. Perché se continuiamo a fare così noi intellettuali, poi non possiamo lamentarci del fatto che il cosiddetto popolo lievemente piccato reagisca anche con un nazionalismo vecchio stile. Non possiamo continuare a insultare noi stessi, a darci dei corrotti, degli evasori, e a vedere in questo la critica, la causa, no? Ce lo siamo meritato. Non funziona così. Non funziona così. Perché io vorrei sapere se è nel 1997 che siamo diventati tutti corrotti e tutti evasori, o che tutte le aziende sono diventate piccole, come favoleggia qualche simpatico collega, o che altro c'è, o che abbiamo perso il treno della rivoluzione digitale. Non è così. Nel 97 abbiamo agganciato il cambio, e quindi il cambio reale è fatalmente diventato sopravvalutato per il meccanismo che ha spiegato tanto bene il governatore, che queste cose le sa, anche perché le ha fatte, era lì. Allora, vogliamo fare un discorso serio? Parliamo di Rodrik 2008 e di che cosa la sopravvalutazione fa alla crescita di un'economia. Vogliamo fare un discorso serio? Parliamo del modello post-keynesiano, parliamo di Verdun, di Kaldor, queste cose sono tutte cose delle quali qui non interessa tutto sommato approfondire. Resta la domanda, quando è che il mondo cattolico, che ci regala tanta attenzione per il disagio, per la sofferenza umana, per la necessaria solidarietà nei riguardi del distante, che in questo momento ci chiede così insistentemente di amare il distante nostro come noi stessi, tornerà a chiederci di amare il prossimo nostro come noi stessi, comincerà a interrogarsi su quello che sta succedendo in Europa. Cioè, quello che è successo in Europa, il fatto che il reddito di una regione del globo relativamente avanzata faccia un balzo indietro, per esempio in Italia, di quasi 20 anni, in pochi anni, no? Cioè si torni ai livelli di reddito reale del 97 nel giro di 4-5 anni, non è una banalità, no? Allora, vedete, qui c'è un problema fondamentale, che è un problema anche di relazione fra Chiesa e Stato. A me viene quasi da piangere quando nel mio libro leggo le parole della Caritas in Veritate, dove Benedetto XVI dice: dobbiamo attrezzare gli Stati per essere più incisivi all'interno del processo di globalizzazione, per esercitare meglio la loro sovranità. Perché? Perché per un motivo banale,
perché in questo momento il livello nazionale è quello al quale si declinano le leggi fondamentali, le costituzioni, che sono quelle che tutelano i diritti fondamentali. Punto e a capo. Dopo il dibattito politico parte da questa trincea. È qui che dovete venire a dirmi perché volete che noi non abbiamo diritti. Oppure ditemi come facciamo a convincere paesi in radicale conflitto di interessi con noi, nel senso che i loro interessi confliggono con i nostri, a concederci i diritti. Siamo ancora con l'idea di andare a sbattere i pugnettini sul tavolo che non c'è? Siamo ancora qui? Nel 2017? Forse per chi si fosse messo in contatto in questo momento, anch'io sono volentieri cittadino del mondo. Guardate, torno adesso da un festival a Halle dove ho suonato la musica di Handel a casa di Handel, grandissima soddisfazione. Peraltro Handel quella musica è venuta a scriverla in Italia, cosa di cui noi ci dimentichiamo, ricordiamocene. Quindi fra le tante cose che ho imparato in questa vita, ho anche imparato che nein vuol dire no. Ogni volta che avete sentito un nein in questi ultimi 7 anni, qualche tedesco vi stava dicendo di no e lo stava dicendo a voi, e faceva bene a dirlo. Chiaro il concetto? Il problema non è che gli altri difendano i loro interessi, il problema è che noi non lo stiamo difendendo. Oh. E il problema è che abolire il concetto di interesse, per non essere poi chiamati a difendere l'interesse nazionale, abolire il concetto di interesse nazionale per non essere chiamati a difendere l'interesse nazionale, non è una buona strategia. Non lo è. Perché ha un esito unico, che è la colonizzazione. E la colonizzazione è una cosa seria, non è una ipotesi estrema, è quello che stiamo vedendo in Grecia. Vogliamo parlarne della Grecia? Ecco, allora il punto è che qui, vedete, una delle cose che mi piacciono in questo dibattito, le due domande che avevo, cioè perché la sinistra e perché i cattolici e perché la loro intersezione, cioè i cattocomunisti, difendano l'euro, questa domanda resterà senza risposta, la risposta me la son data e la tengo per me. Ma vedete, la cosa bella di quello che sta succedendo per uno studioso che mai e poi mai avrebbe pensato di rivolgersi a una platea di persone mediamente interessate a queste cose che non interessano me, peraltro, è che tutta una serie di dibattiti che quando ero sui banchi di scuola trovavo appassionanti perché teorici, la natura della moneta, il ruolo del tasso di cambio, ma anche cose ancora più astratte, sono diventati immediatamente concreti. Allora, io concludo perché penso di essermi preso fin troppo spazio. Vedete, nel mio saggio inizio, stigmatizzando il carattere pressoché religioso dell'europeismo, cioè bestemmiare l'Europa è diventato, pronunciare il nome dell'Europa invano è diventato quasi un crimine, stanno cercando di farlo diventare un crimine. Peccato che questa cosa sia blasfema. Avere un uomo mortale come noi che si affaccia da un balcone e dice questa cosa è irreversibile, a me, che non sono particolarmente credente, suona immediatamente come una scemenza e una bestemmia. Chi può permettersi di dire io uomo ho costruito una cosa eterna? Ma non lo vedete immediatamente lo zot, capito? Il fulmine di Dio che ti colpisce? Cioè, è evidente. Nel mio saggio, appunto, partivo da questa constatazione. Cioè, oggi chiunque vuole dire qualcosa per accreditarsi presso il pubblico deve comunque partire da una professione di fede, no? C'è il symbolum Nicenum e poi c'è il symbolum Bruxellensis, che è io credo che l'Europa sia un buon progetto, ma tre ma sparsi e non argomentati e non cogenti, no? Con insieme un ma non usciamo dall'euro, cioè credo che l'euro sia un problema ma non usciamo dall'euro. Allora, io credo che l'Europa sia un, intesa come Unione Europea, sia un pessimo progetto. E, sorpresona, con me lo credono fior di scienziati politici. Credo che questo modello di integrazione economica, di integrazione politica coatta attraverso la leva dell'economia,
sia una pessima idea, perché il deficit democratico è generato da questo fatto, dal costringere le persone a integrarsi politicamente, perché fondamentalmente le prendi per fame, stringendo. Credo che il progetto di integrazione europea, così come è stato disegnato, abbia una matrice statunitense, lo dico da anni, ultimamente lo dice anche l'IMES, quindi qualcuno fra voi potrà annuire, se legge l'IMES e crede alle sue analisi, e è nei fatti, perché questo progetto nasce quando l'Europa era sconfitta e quando chi aveva vinto aveva bisogno di creare un bel cuscinetto per separarsi dall'Unione Sovietica. Credo che Stati Uniti d'Europa non ci saranno mai, perché noi siamo diversi, dobbiamo riconoscerlo e dobbiamo sfruttare dialetticamente queste nostre diversità. Credo che il miracolo europeo, di cui parlano gli storici, per esempio americani, Jones e tanti altri, credo, è un dato di fatto, non è un atto di fede, è nato quando l'Europa era frazionata. Credo e so e vedo e studio, colleghi, amici studiosi, per esempio Roland Faubel, stanno studiando il fatto che il frazionamento politico è quello che ha garantito la grande fioritura culturale dell'Europa del Rinascimento, per un problema banale, che se tu avevi mai in mente che non fosse il sole a girare intorno alla terra, qui a Roma ti avrebbero subito messo alla Mole Adriana, all'umido, e magari invece girando per l'Italia trovavi il principe che, chissà, per qualche motivo, no, ti sosteneva. Roland Faubel sta facendo un bellissimo studio su come il frazionamento politico ha permesso agli intellettuali del Rinascimento di affermare i propri progetti di ricerca trovando spazi di libertà, scappando da chi. Invece adesso deve essere tutto un mondo senza frontiere, che deve accogliere i rifugiati però, rifugiati che scappano da te e vengono a rifugiarsi dietro la tua frontiera, che è una non frontiera perché loro devono passare. Allora, la frontiera ha un valore politico e positivo, ce l'ha. Il valore del confine è che se la pensi in un modo diverso puoi attraversarlo. Il mondo che vogliono questi qua è un mondo dove io non potrei dire queste cose, perché non mi sarebbe permesso, perché avrei bestemmiato l'Europa. Infatti adesso non so dove scapperò, in Cina uscendo da qui. Non so se vi è chiaro, scusate, io sono un pochino incisivo, mi rendo conto, forse posso anche sembrare polemico, ma lo faccio pro veritate e poi ovviamente ci sarà una discussione. E anche però per mettere in evidenza quali sono, diciamo così, i limiti di questa intelaiatura. Un'intelaiatura che vi sta togliendo voice e che sta togliendo accountability, vedete, faccio anche il fico da economista, che sta togliendo accountability, cioè responsabilità, a chi governa. Perché, insomma, è un pochino, cioè, professor Diapadre ha accolto perfettamente il punto. Chi se la prende con la burocrazia di Bruxelles? Non se la prende con la burocrazia di Bruxelles perché è inefficiente, anzi è efficientissima. Quando ha dovuto distruggere la Grecia, snap, e l'ha distrutta. Se la prende con la burocrazia di Bruxelles perché non è accountable. Draghi ci ha messo 4 anni a riportare l'inflazione dove avrebbe dovuto essere. Nel corso di quei 4 anni in cui lui brancolava nel buio, camminava su un filo fra due grattacieli con grande equilibrismo, chapeau. Nessuno aveva però il diritto di dirgli bah. Vogliamo allora affrontare il vero cancro della politica attuale? Il vero cancro della politica attuale è l'idea che la gestione della moneta debba essere indipendente dal perimetro dell'esecutivo. Questa è stata l'inizio della corrosione della nostra democrazia, l'inizio della corrosione del nostro reddito, e questo, da lì dovrà necessariamente ripartire una nostra speranza di riscatto. E naturalmente, se le cose sono così, purtroppo Francoforte delendus est, inteso come BCE. Grazie.